Hai un momento? La voce del nostro florido insediamento è giunta lontano. Guardati intorno. Potresti scorgere delle facce nuove. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Dunque ora c'è Olbert nello Shiropshire. Sì, ed è in una situazione difficile. La contea è consumata da una lunga guerra con Rodri, re dei Britanni. Ceolbert vuole negoziare una pace con i Britanni dell'Ovest, un compito arduo per la sua inesperienza. Spero abbia fatto tesoro dei tuoi insegnamenti. Già, ma credo sia meglio controllare le trattative. Se Ceolbert porterà a termine il suo compito, avremo un'altra alleanza. Mi dirigerò nello Shiropshire. È un bene. Lui e Ivar dovrebbero essere a Quatford. La troverai lungo il fiume Efonafren. Se Ivar è con lui, è meglio che ci sia anch'io. Ma chi... Cosa vedi? Piega le ali, Sinin. Mangiamo da giù. Chi vuole unirsi a me? Qui c'è da... Forza, ragazzo! Non male, ragazzo. Ma sì, feroce. Sleale. Mira alle palle. Ivar, stai addestrando il ragazzo o lo stai tormentando? Una cosa alla volta, col tempo. Eivor, salute. Hai avuto il mio messaggio, giusto in tempo. I negoziati con i britanni devono ancora iniziare. Quando sarà il momento sarò con te. C'è qualcosa che devo sapere prima. Il venerabile re Rodri è qui. Tratterò direttamente con lui. Rodri farebbe di tutto per la pace da quando abbiamo suo fratello Guriad. Sembra qualcuno che tossisce. Guriad ap Murphy! Rodri attende alla chiesa vicina. Chi parlerà per lo Shiropshire nei negoziati? L'Aldermanno è morto in battaglia. Lo rimpiazzerà il vescovo Deurlaf. Finché non incoroneremo il marmocchio. È il volere di suo padre. Il pensiero di ritrovarmi a guidare una contea è... terrificante. Non preoccupartene finché la carica non sarà tua. Troppe cose possono accadere da qui ad allora. Mio padre mi ritiene già pronto. Io non voglio deluderlo. In qualità di futuro aldermanno, dovrai intervenire nei negoziati.
ma con umiltà. Rodri è un re e si aspetta di essere trattato come tale. Rodri pretenderà che ci inginocchiamo ad annusare l'aria che gli esce dal culo. So com'è fatto. Lo conosci? L'ho conosciuto e combattuto. Questa cicatrice è opera sua. Potrei rendergli questo regalo e ricordargli perché mi chiamano l'uccisore di re. Forse è meglio che tu non venga, Ivar. Le tue non mi sembrano buone idee. Vorrei che ci foste entrambi, per guidarmi e giudicarmi. Dacci la tua parola, dunque. Non estrarrai la tua lama. Eivor, non farmi ridere. Sappiamo entrambi quanto vale la mia parola. Tranquillo, vi lascerò parlare. Forse. Eccellente. E ora alla chiesa, credo. Abbiamo ospiti. Non è lontano, è oltre il villaggio. Siamo in guerra con i britanni da quasi 2 anni. I britanni erano in vantaggio finché io e i miei non abbiamo sfondato le loro fila e inseguito il fratello di Rodri in un fosso. Per questo Rodri chiede la pace ora. Grazie a Ivar. Sarà divertente veder berciare quella vecchia quercia. Non quanto lo sarebbe farlo fuori, certo. Quello sancirebbe la mia fama. La tua fama? Di uccisore di re. Non tutti la fanno franca come Burgred, morso di lupo. Pensa alla pace, Ivar. Che ne è stato di quel damerino di tuo fratello? Ah, mio fratello non è con me. Temo per lui. Saresti meglio a sbarazzarti di quella palla al piede. Il vescovo d'Eurlaf e re Rodri attendono nella chiesa. Queste case di Cristo sono così dure e fredde. Eppure danno calore. Il Dio cristiano unisce re Rodri, il vescovo d'Eurlaf e me. La sua casa vedrà la pace. Britanni, siete lì! Capitano Einir, illustra al vescovo la nostra posizione. Sì, mio sovrano. Vescovo d'Eurlaf. Non discuteremo la pace finché Guriad non ci verrà riconsegnato. Il fratello del re... Il fratello del re è un sudicio sacco di sterco di vacca. Tu, riconosco la tua faccia e il tuo fetore. Ivar, meglio noto come il senza ossa. E quella cicatrice non è opera mia? Ah, lo è. E vorrei donarti anch'io uno squarcio, verme, su quella tua faccia di merda. Basta! Calmatevi! Mio signore, costui è Ceolbert, futuro aldermanno della contea e figlio di re Ceolwulf di Mercia. Questo virgulto? Aldermanno? Ti serve una balia, ragazzo? Su, su, calmiamoci e parliamo in buona fede. La mia condizione è chiara. Finché Guriad non sarà di nuovo libero, stipulare una pace sarà impossibile. È fortunato a essere vivo. È caduto sulla sua spada mentre fuggiva. Resto io ti farò cadere sulla tua. Caro, mantieni la calma. Arrivare alla pace è nel nostro interesse e nel loro. Prima, mio fratello. Prima la tua testa. Poi il nanetto potrà andare. Mio re, no! Basta! Siamo nella casa di Dio. Prendiamoci qualche minuto per riflettere, d'accordo? Eivor, con me. Non ti conosco bene, ma Ceolbert ti considera ragionevole. Ho bisogno di te. Potrebbe essere tardi. Sento levarsi i venti di guerra. Possiedo una buona somma di argento. Parla con i presenti. Se l'argento potrà convincerli a sostenere la pace, offriglielo. Tu sei con Rodri, non è vero? Sei uno dei suoi consiglieri. Lo sono. Il mio nome è Einir ap Cadfarc, ricordatelo. E dimmi, soldato, hai ascendente sul tuo re?
Certo, mi consulta per ogni decisione. Se spingo per la guerra, accetterà. Se approvo la pace, farà altrettanto. Il nostro scopo è la pace. Forse dell'argento ti potrà indurre a consigliare al re la stessa soluzione. Dell'argento? Per me? Sì, potrei cercare di convincere Rodri in cambio di metallo lucente. D'accordo. Sei un guerriero saggio. Forse riuscirò a trovare quell'argento. Bene, vai a farti un giro e poi fammi sapere. Parlare, non facciamo altro. Tu sei Guria, davvero? Fratello di Re Rodri? Sì, sono io. E sono una pedina in questo gioco. Che rapporto hai con tuo fratello? Mio fratello mi vuole bene, ma sa essere ottuso e testardo. Fossi stato re, mi sarei mosso diversamente. E se ne avessi l'occasione? Di essere re, la coglierei al volo. Ma serve molta ricchezza se si vuole rimpiazzare un re. Per convincere i nobili, tu capisci? Non faccio promesse, ma potrei trovare l'argento che cerchi. A quali condizioni? Spodesta Rodri dal suo trono, ritira i soldati britanni dallo Shropshire e non minacciare mai più i suoi confini. Se dici il vero, sarò felice di accettare l'accordo. Per l'argento ci penserò. Dovremmo risolverla col sangue, non a parole. La trattativa è ferma. Temo il suo esito. Non angosciarti, sarai aldermato. E Rodri? Che c'è, danese? Vorrei contribuire alla pace. Non parlerò di pace finché mio fratello non mi sarà riconsegnato. Se prima consentirai alla pace, accadrà. Forse dell'argento potrebbe smuovere la situazione. Non riuscirai a comprarmi con dell'argento trafugato, danese. Stai indietro. Ah, basta con quest'idiozia! Lady, dimentichiamo i rancori e cerchiamo un compromesso. Qual è il problema che più affligge tuo marito? La guerra ha prosciugato il tesoro reale. Ogni decisione di Rodri si fa sempre più delicata. Se io offrissi dell'argento, tuo marito potrebbe pensare alla pace. Se il tesoro reale fosse rifornito, mio marito ci rifletterebbe. Se avrò quell'argento, ricorderò le tue parole. Ynir. Ancora tu. Dov'è l'argento di cui mi parlavi? Prendi. Fanne ciò che vuoi. E di a Rodri di seguire la via della pace. Affare fatto. Devo riferire ciò che so al vescovo Deorlaf. Eivor, amico mio. Ho chiesto in giro, come hai suggerito. Sei giunto a una decisione? A chi hai offerto l'argento? Il capitano delle guardie suggerirà a Rodri di firmare il trattato. Avremo la pace. Preghiamo che Rodri lo ascolti. Rodri, ti prendi gioco di me! Ti sfido! Uno contro Ivar, uno! No. Ora! Ivar il senza ossa! Senza palle, senza fegato e senza cervello! Non puoi uccidermi! Sarà un drago a farlo, come mi fu predetto! E tuo fratello? Il tuo destino protegge anche lui? Guriad! In nome di Dio onnipotente, io... Portateli subito in salvo, presto! Uccidete il senza ossa! Tingete la chiesa con il suo sangue! Vi aprirò il cranio! Cavolta per pedo! Ivar! Che cosa hai fatto? Cavolta!
la diplomazia vichinga. Facciamogli vedere chi sono i veri guerrieri. Ivar, hai rovinato tutto. Non farti ingannare dalla pace, ragazzo. È solo una pausa tra un colpo d'ascia e l'altro. Buon Dio, è un massacro. Ora non possiamo fare altro che cercare di uscirne vivi. Ah, una bella prova per te. Che Dio ci perdoni. Stammi vicino, Ceolbert. Guardami le spalle e io toglierò i pugnali dalle tue. Buon Dio. Non muoverti. Qui sarai al sicuro, vescovo. Aiutami con questa porta di merda. Io devo! Corri, fuggito! Guarda! Benzino! Avvertiamo il vescovo che la battaglia è conclusa.
Aspetta, dove te ne vai? Hai ucciso il fratello di Rodri, animale. Ogni speranza di pace è perduta. La pace con Rodri si avvererà quando tu morirai vergine, vescovo. Quindi mai. È astuto, è un vile. Ormai è fatta. Pensiamo a come muoverci prima che i britanni si riorganizzino. Si ritireranno al castello reale, senza dubbio. Una fortezza impenetrabile. Affamiamoli allora. Colpiamo le loro provviste, che implorino la morte. Buon Dio. Altre morti, altra guerra, altri profughi. È la nostra unica scelta, De Orlaf. Conosci bene il territorio. Come possiamo colpirli? Beh, tutte le riserve di cibo e provviste passano per l'avamposto di Wenlocan, a sud di Quatford. Rodri ha anche rifornimenti segreti. Chiedi ai profughi sul fiume. Sono fuggiti dai villaggi occupati. I britanni saranno in grado di attaccare prima di noi. È così. Invieranno Ynir e i suoi soldati. Si addestrano a Westbury, a ovest della torre in rovina. Non serve che venga a farti da baglia, Eivor. Io andrò a Westbury in ricognizione. So cosa intendi per ricognizione. Il preambolo di uno scontro. Prevedibile come la marea. Verrò con te. Anche solo per avere una chiara idea della situazione. Ci incontreremo a Westbury, dunque. Ma prima mi darò da fare. A presto. Un'ultima cosa. Ci servirà una milizia per la battaglia. Cercate di liberare i prigionieri. Si uniranno a noi.